messo su un po' di francese. Lo so, dovrei fare un po' d'attività. Dovrei levare le maniglie dell'amore. Secondo me tu dovresti levare le maniglie ai frigoriferi. La comicità toscana torna sul grande schermo con il nuovo film di Alessandro Paci, Non ci resta che ridere, nelle sale dal 2 maggio, prodotto da Fairplay e 102 Distribution. Accanto al volto dell'eterno bravo ragazzo Paci, tra gli altri, il suo amico e collega di sempre Massimo Ceccherini, Benedetta Rossi, Andrea Gennai e Sergio Forconi. E una coralità di personaggi chiamati a mettere in scena le barzellette scelte dal regista. Alessandro Paci, regista di alcune commedie, attore per registi conosciuti come Leonardo Pieraccioni, Alessandro Benvenuti, Vito Zagarrio, Ugo Chiti per Albergo Roma e perfino Mario Monicelli in Cari fottutissimi amici, ha infatti deciso nel nuovo film di mettere in scena le sue più amate barzellette, che fanno parte del suo repertorio per gli spettacoli a teatro, nelle feste paesane, nelle TV locali e nelle reti nazionali. Ho sentito dire da voce di corridoio che il regista e il produttore con questo film fanno due film in uno. Cioè? Il primo e l'ultimo. Io ho fatto questo film insieme, insomma, a tutto il cast con l'intento di far ridere. Io spero di esserci riuscito. No, sicuramente non è un film che lancia messaggi o che fa pensare. Questo è proprio un film per venire al cinema e divertirsi. Il film raccoglie anche un'esperienza televisiva che fai da anni. Sì, sì, sì. Diciamo che infatti ci sono Benedetta Rossi e Cagliostro che sono i miei compagni di viaggio in Attenti al Tubo e nelle trasmissioni che si è fatto fino ad ora, insomma, nelle televisioni regionali. Invece il tuo rapporto con Ceccherini oggi qual è? Il rapporto con Ceccherini è sempre costante come sempre è stato, nel senso che ci vediamo una settimana, 10 giorni l'anno, si lavora, si letica e non ci si vede più per gli altri 355 giorni. Comunque il rapporto va avanti da anni e continua. Siamo fratelli. Accanto al Paci nel film una serie di attori chiamati ad interpretare improbabili personaggi, così come spesso inverosimili sono le situazioni raccontate dalle barzellette, paradossi e iperbole che proprio in quanto tali fanno scattare la risata facile. Nel film interpreto la fidanzata di Alessandro, come facevo in Due come noi, la sitcom di RTV 38, e ormai con Alessandro abbiamo questa empatia, questo rapporto, e abbiamo fatto noi stessi praticamente. Com'è stata l'esperienza cinematografica dopo tanta TV? Direi a farla semplice, perché comunque la squadra era già consolidata, è quella. Quindi mi sembrava di essere sempre in TV, a fare sempre le cose che sappiamo fare meglio, e infatti ancora non ci credo di essere al cinema. Al film si perdona la mancanza di una sceneggiatura vera e propria. D'altra parte non è forse la barzelletta di per sé una testualità in pillole che racconta in pochi minuti situazioni esilaranti? Ma la produzione è molto poco cinematografica nelle tecniche e nei contenuti, tanto che il risultato è un collage di spezzoni dal carattere molto televisivo. Opinabile in parte anche la scelta delle barzellette, alcune delle quali tra il boccaccesco e lo sboccato. Ma tant'è, se l'obiettivo, come dichiarato, è quello di voler far passare allo spettatore un'ora e mezzo di allegria e serenità, allora non ci resta che ridere. L'appuntamento al cinema è anche per i tantissimi youtubers che hanno decretato alle barzellette del Paci un altissimo indice di gradimento, con 9 milioni di visualizzazioni registrate in un anno nel canale dedicato. Perché piangere se pianto anche troppo, queste due ore che vi invitiamo a venire a vedere il film dovreste sorridere almeno, anche per educazione, e perché se no il Paci non fa quello dopo. Insomma. Ha investito il TFR. Si è licenziato per fare sto qui, se no lo roviniamo. Ceccherini non c'è oggi a conferenza stampa perché a 2 ore di catechismo non poteva mancare, però ha garantito di esserci poi alla prima stasera, non so se è solo scortato, no, tutto a posto tranquillamente. Il cast è insomma interessante, e Alessandro non è alla prima regia quindi è molto bravo, l'argomento parla da sé, insomma credo che valga la pena di stare un po' insieme e sorridere, anche perché tutto sommato non ci resta che ridere. Thank you.